Sono Flavio Brugnoli, sono direttore del Centro Studi sul Federalismo e volevo dare il benvenuto a questo terzo e ultimo dialogo di cittadinanza sul futuro dell'Europa, iniziativa che organizziamo insieme con l'Istituto Affari Internazionali, che fa da capofila del progetto, l'Istituto Luigi Sturzo. Questo è appunto, il terzo appuntamento dopo il dialogo organizzato a Ventotene, per nostra fortuna in presenza, il dialogo virtuale a Conversano, tocca oggi a Torino, purtroppo ancora in forma virtuale, ma comunque su un tema di grande attualità e credo di grande rilevanza, cioè Unione Europea, cittadinanza e beni comuni europei. Questo dialogo è, come i precedenti, sotto forma di conversazione fra degli esperti e un gruppo di giovani studenti. E, io mi limito ai ringraziamenti e poi ad aprire i lavori. Volevo ringraziare anzitutto il Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale per il sostegno all'iniziativa. La Compagnia di San Paolo, che è il partner strategico in questa iniziativa, e poi ringrazio per la collaborazione sia la Fondazione Collegio Carlo Alberto, sia il Liceo Classico Vittorio Alfieri, da cui provengono gli studenti che porranno le domande agli esperti, e in particolare ringrazio il professor Riva del Liceo Alfieri. Quindi do ora la parola al presidente, al presidente del Centro Studi sul Federalismo, il dottor Alfonso Iozzo, per il primo dei saluti di apertura. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, penso che mi sentite? Penso che sia diciamo, un incontro importante, soprattutto perché è organizzato con diciamo, il Liceo Classico Vittorio Alfieri di Torino e quindi si parla con gli studenti. Mi soffermerei su uno dei due termini, diciamo, dell'incontro, che è la cittadinanza, e vorrei, cioè l'acquisizione della cittadinanza europea è un fatto, secondo me, importante e storico e vorrei fare due riferimenti. Il primo è il punto, diciamo, nelle antiche città greche era impossibile ottenere la cittadinanza se non si era nati in quella città. Per cui tutte le volte che una città greca conquistava un altro territorio, questo territorio era colonia e quindi non faceva parte della città. La grande invenzione che fece invece Roma fu che la cittadinanza veniva concessa anche ai cittadini dei territori che entravano a far parte dell'impero, per cui il famoso Civis Romanum Suum. Lo stesso modello fu applicato dalla Gran Bretagna diciamo, con le sue colonie. E questa fu una grande differenza, ad esempio, del modello coloniale inglese rispetto al modello coloniale spagnolo, portoghese o francese, per cui si poteva diventare cittadini britannici e c'era il famoso la possibilità di acquisire il British Passport. Quindi, in un certo senso, penso che il caso dell'Unione Europea sia un caso simile, cioè non si perde, diciamo, le origini, ma si acquisisce una cittadinanza, diciamo, in una organizzazione che tendenzialmente tende a essere, diciamo, sovranazionale. Penso che, quindi l'importanza, diciamo, di aver acquisito la cittadinanza europea, diciamo, un elemento importantissimo soprattutto per un giovane che oggi diciamo, si affaccia diciamo, alla sua maturità. Penso che quindi aver scelto questo tema sia importante. Grazie, dottor Iozzo. Quindi passo la parola all'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci,
presidente dello IAI, e tra l'altro lo IAI è il centro studi, il centro di ricerca con cui storicamente il centro studi sul federalismo ha più collaborato in Italia, quindi sono ben lieto di dargli la parola. Grazie Flavio, buon pomeriggio a tutti i partecipanti, grazie al centro studi sul federalismo e all'Istituto Luigi Sturzo che hanno collaborato con l'Istituto Affari Internazionali nell'organizzazione di questo terzo dialogo di cittadinanza, come ci ha ricordato Flavio, la terza tappa di un percorso che avevamo avviato nel 2019 per stabilire un rapporto di interlocuzione con i giovani sui temi dell'agenda europea. E i temi che sono stati scelti per questa occasione, la cittadinanza europea e i beni pubblici europei, sono particolarmente interessanti per la loro natura, ma anche perché per come sono configurati consentono di allargare la discussione ad un vasto spettro di argomenti che fanno parte dell'agenda europea. Quindi io mi auguro, e sono sicuro che così sarà, che dalla discussione di oggi emergeranno molte sollecitazioni, molti suggerimenti, molti elementi di curiosità collegati a cittadinanza e beni pubblici. Aggiungo una considerazione, che questo dialogo si svolge quasi alla vigilia dell'inizio di un processo che ormai è pronto a partire, che è la conferenza sul futuro dell'Europa. Il 9 maggio, se non succedono incidenti di percorso, dovrebbe partire ufficialmente questa grande iniziativa di mobilitazione dei cittadini europei, in particolare dei giovani, che saranno sollecitati a partecipare insieme alle istituzioni dell'Unione appunto a questa conferenza, che attraverso varie iniziative dovrebbe portare a definire un set di proposte per aggiornare, modernizzare, rivitalizzare l'agenda dell'Unione Europea. Tra le iniziative sicuramente ci saranno iniziative da assumere anche a livello nazionale e a livello locale, e io mi auguro che avanza in collaborazione con quello che si farà in altri paesi europei nel contesto di questa grande conferenza sul futuro dell'Unione Europea. Detto questo, auguro a tutti i partecipanti, panelist, ma soprattutto ai giovani del liceo Alfieri di Torino, una partecipazione utile. Noi saremo all'ascolto, pronti a trasferire i vostri suggerimenti, le vostre raccomandazioni, appena partirà questo grande treno della conferenza sul futuro dell'Europa. Grazie e buon lavoro. Grazie all'ambasciatore Nelly Feroci, e ora passo molto volentieri la parola al dottor Nicolò Russo Perez, che è responsabile della relazione internazionale alla Fondazione Compagnia di San Paolo, che è una delle più grandi fondazioni non solo italiane ma europee, e ci tengo a dirlo, è anche consigliere del Centro Studi sul Federalismo. Nicolò, prego, la parola. Grazie Flavio, buongiorno a tutti, è un piacere vedervi anche se a distanza. Anch'io vorrei spendere qualche minuto anche per entrare nel merito del tema, che è di grande importanza. È un piacere naturalmente portare i saluti da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo che posso rappresentare oggi. E l'incontro è dedicato al tema dei beni pubblici europei, è promosso dalla Fondazione Centro Studi sul Federalismo, di cui la compagnia è socio fondatore, e dall'Istituto Affari Internazionali, che è un partner di lungo termine della compagnia, un partner strategico. E uno dei temi centrali nel processo di integrazione europea, così come direi in ogni sistema di governo a multilivello, riguarda proprio la divisione dei compiti. Quindi il tema dei, diciamo, beni pubblici europei, in questo senso, è definito, come è stato messo in luce molto bene dal studio, dal background paper di Olimpia Fontana, secondo un principio di sussidiarietà, vale a dire una sussidiarietà sia in senso orizzontale, quindi guardando la divisione dei compiti tra lo Stato e il mercato, a cui si aggiunge anche il terzo settore, il no profit, che naturalmente in cui rientra anche per esempio una fondazione come la Compagnia San Paolo, sia in senso proprio verticale, quindi vale a dire
assegnando i compiti tra i diversi livelli di governo. I criteri quindi che identificano che cosa sia effettivamente un bene pubblico, come vedremo nella giornata di oggi, sono definiti in senso residuale rispetto alle dinamiche tipiche del mercato, no? L'intervento del settore pubblico è richiesto per fornire un certo bene o un certo servizio, quando altrimenti il settore privato lo produrrebbe in maniera subottimale rispetto ai livelli compatibili, diciamo, con il più ampio benessere sociale. In questo senso, diciamo, quando mancano quei presupposti per un corretto funzionamento del mercato, il settore pubblico ha proprio un dovere di intervenire, quindi non solo sostituendosi al fornitore privato, quindi fornendo la giusta quantità del bene o del servizio richiesto, ma anche intervenendo con misure di tipo fiscale, quindi sussidi o delle forme di tassazione. E come vedremo nel corso della giornata di oggi, la presenza di quindi forme di esternalità non è l'unico criterio a sostegno di una europeizzazione dei beni pubblici. Vi è un tema molto importante di economia di scala e di valore aggiunto europeo, cioè casi in cui dei beni pubblici non vengono, perché non possono essere forniti a livello nazionale, perché i costi fissi semplicemente sarebbero insostenibili, sarebbero troppo alti, e in questo senso i costi fissi potrebbero diminuire se la scala, diciamo, di produzione aumentasse. E nel corso della sua storia, naturalmente, l'Unione Europea ha sperimentato in vari momenti dei graduali trasferimenti di competenza tra i livelli di governo, con gli Stati membri che progressivamente hanno deciso di condividere la loro sovranità e hanno ceduto una parte al livello europeo. Abbiamo avuto nel secondo dopoguerra, naturalmente, nel contesto del secondo dopoguerra, la CECA, no? Con la quale settori strategici, quali quelli dell'industria bellica, furono messi a fattor comune per creare una nuova fase di collaborazione tra la Francia e la Germania dell'Ovest. Negli anni Ottanta abbiamo avuto l'istituzione del mercato unico europeo un importante sviluppo in questo senso. E oggi abbiamo davanti a noi un contesto globale che è ancora caratterizzato da cambiamenti profondi. La pandemia innanzitutto, ma anche pensiamo alle sfide tecnologiche, le sfide climatiche, i nuovi equilibri geopolitici, no? con l'ascesa di giganti quali la Cina. E la crisi, in questo senso, del Covid-19, pur nella tragicità della pandemia, ha permesso in qualche modo, credo, all'interno dell'Unione Europea, di innescare una serie di cambiamenti favorevoli al processo di integrazione, che hanno poi anche degli effetti importanti sulla questione dei beni pubblici europei. Innanzitutto, diciamo, la pandemia ha mostrato a tutti che la mancanza di una politica sanitaria europea limita di fatto la capacità dell'Unione di gestire la dinamica del contagio. Quindi da lì è partita la grande proposta di una Unione Europea della Salute. In secondo luogo, l'eccezionalità della crisi ha stimolato una risposta a livello europeo straordinaria, molto ambiziosa, quella appunto del varo del cosiddetto Next Generation EU, per un importo straordinario di oltre 750 miliardi di euro. Concludo quindi sottolineando quanto credo sia importante davvero trattare il tema dei beni pubblici europei attraverso anche la diffusione della conoscenza e la creazione di opportunità di dibattito pubblico su questi temi, come appunto i dialoghi di cittadinanza come quello che si svolgerà oggi, soprattutto con le nuove generazioni, che sono poi quelle che per forza di cose saranno più direttamente coinvolte nello straordinario piano di rilancio dell'economia e dell'integrazione europea, speriamo nel post pandemia, che non a caso è denominato appunto Next Generation EU. Quindi concludo qui, vi ringrazio davvero molto per l'attenzione, ringrazio ancora i colleghi del Centro sul Federalismo e dello IAI per l'organizzazione dell'incontro e auguro a tutti una interessante discussione. Grazie. Grazie Nicolò, siamo sabaudamente in perfetto orario, quindi cedo molto volentieri la parola alla dottoressa Eleonora Poli, che è Senior Fellow dell'Istituto Affari Internazionali, e ci tengo a dirlo, anche siamo una persona con cui collaboriamo su un'iniziativa che si chiama Europea, è la piattaforma che riunisce i think tank italiani che si occupano di questioni europee, e a chi non la conoscesse consiglio di cercarla su internet perché troverà molte informazioni interessanti. Quindi cedo la parola e ti ringrazio ancora per la collaborazione.
Grazie, grazie Flavio e grazie al Centro Studi sul Federalismo e alla Compagnia di San Paolo e all'Istituto Sturzo. Senza cedere in ulteriori indugi, inizierei il dibattito con il primo panel, la cittadinanza europea oggi e domani. Per chi non lo sapesse, abbiamo come ospiti, come speaker, il professor Vladimiro Zagrebensky, che è giurista e accademico, oltre che a essere il direttore del Laboratorio dei Diritti Fondamentali, e poi Loredana Teodorescu, che è responsabile affari europei presso l'Istituto Luigi Sturzo. Chiederei ai relatori se è possibile di mantenere un intervento breve di 5 minuti per poi passare la parola agli studenti dell'Istituto del Liceo Classico Vittorio Alfieri che porranno alcune domande. Grazie. Professor Zagrebensky, cedo a lei la parola. Grazie, grazie di avermi invitato. 5 minuti sono impossibili da mantenere, ma cercherò di farlo, perché il tema sulla cittadinanza, tanto più la cittadinanza europea che è collegata alla cittadinanza nazionale, è tema vastissimo che ha tantissimi aspetti diversi che potrebbero utilmente essere approfonditi, ma cercheremo di invece di lasciare più che altro nello spazio del dibattito con gli studenti dopo il luogo, il momento per eventualmente appunto approfondire. Che cosa si intende quando diciamo cittadinanza? Cittadinanza richiama almeno tre concetti, tre parole: appartenenza, diritti, partecipazione. La cittadinanza non è soltanto l'essere iscritti nel registro dei cittadini all'anagrafe, avere il passaporto di un certo stato piuttosto che di un altro. Quello è il dato formale, è necessario, dipende dalle leggi che assegnano la cittadinanza nei vari stati, di cui naturalmente si parla sempre, anche in Italia, per eventualmente arrivare a delle migliorie, ma questo è il dato formale, indispensabile, ma formale. Allora, appartenenza. Appartenenza vuol dire un invio a uno statuto giuridico, uno stato giuridico, ma anche a un senso di identità, identità nazionale, di appartenenza del rapporto tra appunto il cittadino e la comunità politica a cui appartiene. Ed è un senso di identità che è reciproco, nel senso che ci si sente appartenere a una certa comunità politica e si è accettati da quella comunità politica. Diritti. Complesso di diritti civili, politici, sociali e dei doveri che sono conseguenti come elemento, diciamo così, di contenuto rispetto a quel dato formale di appartenenza giuridica ad una certa comunità. Partecipazione alla vita sociale, alla vita politica di quell'ambito di cui ambito sociale di cui si fa parte. Sono tre elementi che sono fondamentali tutti e che richiedono, sono strettamente legati l'uno all'altro, naturalmente i confini sono difficili da identificare, dipendono dalla legge nazionale sulla cittadinanza, la quale a sua volta è condizione della cittadinanza europea, nel senso che si è cittadini dell'Unione Europea in quanto cittadini di uno dei Paesi membri. Le differenze di leggi nazionali sulla cittadinanza sono profonde, spesso profonde, e che dà un problema, perché naturalmente negli stati, all'interno degli stati, la legge di cittadinanza è tutta uguale, no? Naturalmente, ma qui abbiamo un ambito che è l'Unione Europea, entro la quale, con riferimento alla quale, il diritto di accesso alla cittadinanza è legato ed è differenziato in relazione alle leggi di cittadinanza degli stati. Partecipazione alla vita sociale e politica è fondamentale. Naturalmente è fondamentale, ma anche legato alla possibilità di esercitarla, così che non si è pienamente cittadini, ma infatti si diceva sudditi, in uno Stato che
le cui leggi, la Costituzione prima di tutto, le cui leggi non consentano, ma anche la vita sociale non consenta dialogo, partecipazione, uguaglianza, senso di appartenenza anche politica e non solo economica, per esempio, o sul piano dei diritti astratti. E si tratta dello Stato di diritto. C'è una domanda di uno studente che l'ha già inviata: che cos'è lo Stato di diritto? Ecco, Stato di diritto è innanzitutto, semplicemente questo, che il potere, i poteri pubblici, il governo, ma non solo, siano soggetti alle leggi e non siano sciolti dalle leggi, come il sovrano assoluto di una volta. E c'è una definizione che è quella di base, almeno in Europa, e la troviamo nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, dell'agosto dell'89, all'inizio della Rivoluzione francese, dove la dichiarazione, che andrebbe letta e riletta, perché è alla base non solo della Costituzione attuale, vigente, francese, ma in molta parte degli elementi costituzionali in Europa, questa dichiarazione dice: il fine di ogni associazione politica, quindi di ogni Stato, ma anche dell'Unione Europea, è la conservazione dei diritti naturali e imprescrittibili dell'uomo. Lo Stato nasce, si legittima in quanto protegga, riconosca i diritti fondamentali della persona. Primo elemento. Secondo, ogni società, l'articolo 16, ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, quindi viene violata, né la separazione dei poteri è stabilita, non ha una Costituzione, quindi non è uno Stato di diritto. Allora, il riconoscimento, la protezione dei diritti e le libertà dell'individuo e la strumentazione, la formazione dei poteri pubblici in funzione di questa protezione, e quindi la previsione di giudici indipendenti, la separazione dalla giustizia, dalla politica, dal governo, non ha Costituzione, siamo fuori dello Stato di diritto. Allora perché c'è una domanda anche in questo senso, quando nell'Unione Europea oggi abbiamo grossi problemi di membri, stati membri, e come si sa sono la Polonia e l'Ungheria prima di tutto, che violano le regole dello Stato di diritto, cosa facciamo? Come possiamo stare insieme, essendo cittadini in gran parte di stati di diritto e invece anche cittadini, ma cittadini europei, che vivono in un ambiente come quello degli stati non di diritto? Parlano di democrazie illiberali, che è un ossimoro, è una cosa impossibile, in realtà di questi diritti, che sono quelli dell'Unione Europea, ma anche della Convenzione Europea dei Diritti Umani, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, eccetera, questi diritti non sono gestibili, non sono vivibili. Problema grave, potremmo parlarne più in là. Quali sono le condizioni per essere cittadini in senso pieno, cioè in grado di partecipare? Ve ne sono alcune che sono fondamentali, di base. È la conoscenza della lingua, del luogo, della società di cui si è parte. Se non si parla la lingua, non solo non si dialoga con gli altri colleghi cittadini, ma non si ha accesso all'opinione pubblica, non si leggono i giornali, non si capisce la televisione, non si è dentro ma si è fuori. Un certo grado di condivisione reciproca di valori fondanti, delle regole di convivenza. Brevemente, un po' genericamente, si può dire i principi fondamentali della Costituzione, i quali sono, ne dirò rapidissimamente. E allora, se si fa riferimento a un certo grado, almeno, non necessariamente è tutto, in tutte, come regola di esigenza di compattezza su questo punto, di condivisione dei valori e delle regole di convivenza, qual è i limiti della diversità accettabile? Ed è il grosso problema nelle società pluralistiche, che hanno il vantaggio di essere pluraliste, cioè diversi punti di vista in competizione o in armonia,
ma certamente in diversità reciproca. Qual è il limite di accettabilità oltre al quale la società dentro la quale si è cittadini non è più una società comune in sostanza? Il che vuol dire accettazione all'interno di queste società di cui si è cittadini, di cui si deve poter partecipare. Si deve partecipare, non solo poter partecipare. Si deve partecipare. Qual è il limite in cui il pluralismo è un vantaggio piuttosto che invece una causa di conflitti, di intolleranza, di incapacità di vivere insieme? I valori costituzionali di base, condizione perché la cittadinanza sia vissuta, la laicità dello Stato, il che significa neutralità del potere pubblico rispetto alle esigenze e diversità che hanno natura filosofica, politica, religiosa, pari dignità e eguaglianza tra tutti, tema reale uomo-donna, oltre che straniero di origine, di base, di famiglia, di tradizione, rispetto a chi invece ha radici secolari in una certa società. Senso di appartenenza che deve poter convivere con le diversità, apprezzare le diversità. Ora, questo è un punto della definizione di cittadinanza, quello che riguarda la partecipazione. Professore, scusi se la interrompo, sì. Ma devo dare necessariamente la parola a Loredana, se no non ci siamo. Eccomi. Qua. Allora, rapidissimamente, l'Unione Europea con la sua cittadinanza, che riconosce per la prima volta tra Stati il diritto di muoversi, il diritto di votare per il Parlamento Europeo, oltre che per il Parlamento nazionale, il diritto di partecipare in questo senso a una comunità più larga, quella dell'Unione Europea, rispetto a quella dello Stato di ciascuna origine, come per noi l'Italia. Eccomi. Grazie mille, scusi professore. Prego. La parola a Loredana immediatamente. Loredana. Eccomi. Grazie mille, grazie innanzitutto ai relatori, agli istituti con i quali abbiamo collaborato in questo progetto, agli studenti qui presenti e naturalmente grazie al professor Zagrebelsky che ha già ben introdotto il tema. Come dicevamo, il tema è sicuramente molto vasto, parliamo di cittadinanza europea intesa in senso stretto, quindi come una serie di diritti che spettano ai cittadini dell'Unione, ma è un tema che si collega anche alla democrazia, al senso di appartenenza a una comunità, al senso di identità europea. È quindi necessario un po' cercare di concentrare il mio intervento su alcuni aspetti e vorrei sottolinearne in particolare tre, ma naturalmente poi possiamo riprenderlo nel corso della sessione delle domande. Innanzitutto il primo tema è quello della consapevolezza. Che cosa significa essere cittadini europei? E sentirsi cittadini europei può sembrare a volte quasi scontato per molti di noi, soprattutto italiani, quindi tra i paesi fondatori dell'Unione Europea, o soprattutto per le giovani generazioni, quindi quei giovani che hanno beneficiato magari di programmi come l'Erasmus o comunque di opportunità di mobilità all'interno dello spazio europeo sicuramente facilitate. Ma spesso non vi è la consapevolezza di cosa davvero significhi essere cittadini europei o quali sono i vantaggi reali legati alla cittadinanza europea. Il primo fra tutti è quello proprio della libertà di circolazione e di soggiorno a determinate condizioni in altri paesi dell'Unione Europea e questo probabilmente uno dei maggiori successi del processo di integrazione che ha permesso proprio la creazione di questo spazio europeo ed è un diritto, una libertà della quale noi tutti beneficiamo ampiamente. I cittadini europei, come dimostrano i sondaggi, però sono spesso disinformati, conoscono poco o si interessano poco alle vicende dell'Unione. Notizie e competenze dell'Unione vengono spesso travisate anche a causa dell'eccessiva semplificazione dei media o anche per le strumentalizzazioni politiche e rischiano quindi di creare delle grandi incomprensioni, alimentare le critiche dei cittadini nei confronti dell'Unione. E qui entrano in gioco due temi a mio avviso fondamentali. Il primo è quello dell'educazione, l'educazione nelle scuole, perché è sempre più essenziale parlare di Europa, introdurre l'Europa nell'educazione civica, educare alla cittadinanza europea, al funzionamento dell'Unione Europea, perché questo è ormai imprescindibile, il nostro naturale orizzonte di riferimento. E poi il tema della comunicazione, dell'informazione. È nostro dovere come cittadini quello di informarci, ma questo richiede anche uno sforzo comune da parte delle istituzioni, dei media,
delle organizzazioni della società civile, proprio per portare l'Europa ai cittadini e quindi proporre dei dibattiti informati, aumentare questa consapevolezza. E penso che l'incontro di oggi riflette sicuramente questo spirito e questo tentativo, almeno da parte nostra, di impegnarci per una maggiore consapevolezza e appunto per parlare con i giovani nelle scuole. E questo mi porta al secondo tema, che è quello della partecipazione, quindi del coinvolgimento dei cittadini nelle vicende dell'Unione, nel processo democratico europeo, e quindi il tema della cittadinanza attiva. Sappiamo che negli ultimi anni si è venuto a creare un forte divario, un divario crescente tra i cittadini e Unione Europea, un'Unione che è percepita sempre più come distante, complessa, eccessivamente burocratizzata, non in grado di dare delle risposte concrete alle sfide odierne. L'Unione Europea è sicuramente, certamente una realtà complessa, frutto di questo costante bilanciamento tra interessi nazionali e quelli dell'Unione, e questa complessità ha anche rafforzato negli anni la percezione di un deficit democratico, e questo ha portato a una disaffezione dei cittadini nei confronti dell'Unione che è avvenuta anche nel nostro paese. Quindi quello spirito europeista che era stato alla base del processo di integrazione europea si è affievolito nel tempo, soprattutto a causa delle difficoltà dell'Unione Europea di reagire alle sfide più recenti, quindi prima quella economico-finanziaria, poi quella migratoria, fino a quella più recente della pandemia. Quindi sappiamo che nei primi mesi della pandemia questa sfiducia dei cittadini italiani nei confronti dell'Unione Europea ha raggiunto, è decisamente crollata. Quindi solo tre italiani su cinque dichiaravano addirittura di non avere fiducia nell'Europa, più della metà diceva di non considerarsi europeo. E proprio per questa delusione dettata da un iniziale ritardo nella risposta europea. Ma ora qualcosa sta cambiando, si intravedono segnali positivi all'orizzonte, sia per offrire risposte concrete, quelle risposte che tanto desiderano i cittadini, e sia proprio per coinvolgere i cittadini maggiormente nel processo europeo. E da una parte, con la pandemia stiamo vivendo un passaggio cruciale. La pandemia è stato un ennesimo duro banco di prova per l'Unione, ma ci ha anche ricordato quanto sia essenziale in realtà cooperare e quindi avere una risposta comune a livello europeo per affrontare le sfide, e questo ha spinto l'Unione a fare dei passi importanti, a prendere delle decisioni senza precedenti, come il piano di misure confluito nel Next Generation EU. Questo comincia ad avere delle ripercussioni anche sul sentire dei cittadini e ad esempio in Italia gli ultimissimi sondaggi già dimostrano come il sostegno per la membership all'Unione sia di nuovo risalito di addirittura oltre 10 punti percentuali negli ultimi sondaggi, proprio per questo giudizio positivo che si ha nei confronti dell'Unione e di quello che l'Unione Europea sta facendo per sostenere l'Italia nella gestione della crisi sanitaria. Altro elemento positivo all'orizzonte, che è stato citato prima dal Presidente Nelli Feroci, il lancio della conferenza sul futuro dell'Europa, che sarà sicuramente un'importante occasione proprio per coinvolgere i cittadini in questo processo di riflessione sul futuro, quindi sarà un esercizio concreto in cui i cittadini avranno la possibilità di esprimere la loro visione di Europa. E in questo esercizio ritengo sia fondamentale dare spazio e voce ai giovani, proprio perché il futuro dell'Europa dipende molto anche dalla presenza di queste nuove energie che siano disposte a spendersi per questo progetto e quindi ridare slancio all'Unione Europea. E se parliamo di mettere i cittadini al centro di questo processo di integrazione europea, vuol dire anche che l'Unione Europea deve essere in grado di intercettarne bisogni, interessi, e questo mi porta brevemente ad un terzo punto, quello del rafforzamento delle politiche comuni. Si tratta di rafforzare le politiche comuni in tutti quei settori in cui è evidente il valore aggiunto rappresentato a livello europeo e che i cittadini considerano prioritari, proprio per dare un senso di concretezza, per restituire significato al progetto di integrazione europea. E qui penso ad esempio alla politica di immigrazione, per cui alcuni passi importanti si stanno facendo proprio per cercare di avere finalmente una politica di immigrazione comune che è sempre più sentita come necessaria dai cittadini europei. E con questo mi avvio alla conclusione. Innanzitutto, come ho cercato di evidenziare brevemente, la cittadinanza europea non va intesa soltanto come stato
status giuridico, come una serie di diritti, ma si identifica proprio come una serie di valori, di principi fondamentali di quella comunità politica che deve essere percepita e vissuta come tale dai cittadini e va collegata sicuramente anche appunto a una partecipazione, a un reale coinvolgimento dei cittadini alla vita dell'Unione. D'altro canto, i cittadini hanno bisogno di un'Unione che sia capace di agire attraverso le proprie istituzioni, attraverso politiche, strumenti e quindi mettere in campo delle azioni che siano azioni nell'interesse generale dei cittadini. Qui importanti passi sono stati fatti avanti anche con l'ultimo Trattato di Lisbona, ma è chiaro che ancora tanto va fatto proprio per dare concretezza a questa cittadinanza europea. D'altra parte è chiaro ormai come la cittadinanza sia fondamentale per il futuro dell'Europa. È emerso chiaramente come il rilancio dell'Unione non possa prescindere dai cittadini, quindi da un sostegno e dal consenso dei cittadini. E quindi la cittadinanza sia un po' il fondamento di questa Europa unita. Quindi parafrasando un po' quello che era stato detto per l'Italia Unita, banalmente, ma banale in realtà affatto non lo è, potremmo dire che una volta fatta l'Europa, ora si tratta di fare gli europei. E non è una cosa così scontata, non è una cosa che si decide soltanto istituendo la cittadinanza con un trattato, ma è un processo che richiede tempo e pazienza e soprattutto richiede questo rafforzamento di un senso di appartenenza ad una comunità e ad un destino che deve essere percepito come un destino comune. Grazie. Grazie Loredana, grazie mille. Quindi fatta l'Europa, bisogna fare gli europei. Cederei quindi la parola ai primi studenti che sono qui presenti per fare delle domande agli speaker. Dividerei il gruppo, farei prima fare una domanda a 3 studenti per poi proseguire con gli altri. Quindi inizierei con Esther Riccardi, Matteo Polloni e Matilda Fiorito. Se loro 3 possono iniziare facendo le domande, poi passerei la parola agli speaker e poi di nuovo domande. Esther? Sì, salve a tutti. La mia domanda era un po' come è possibile attuare concretamente appunto questa maggiore centralizzazione, diciamo, delle competenze dell'Unione Europea, se come è venuto fuori anche in questi interventi appunto sembra un po' che negli stessi stati membri dell'Unione Europea prevalga un po' questa logica del giusto ritorno piuttosto che quella, come abbiamo detto, del valore aggiunto europeo, e quindi un po' in che modo l'Unione Europea cercherebbe di fronteggiare questi, diciamo, egoismi nazionali, se vogliamo. E poi collegandomi un po' a questo mi veniva in mente appunto il discorso del diritto di veto, e quindi che forse nell'ottica di questa maggiore centralizzazione appunto delle competenze dell'Unione Europea possa un po' aprire come forse un motivo di rallentamento, un po' rendere un po' tutto questo il sistema decisionale un po' macchinoso, ecco. Grazie Esther. Matteo Polloni. Sì, buongiorno a tutti. La mia domanda verteva sulla questione flussi migratori. Infatti nel paper abbiamo letto come l'Europa affronti e abbia affrontato le crisi per lo più con lo stanziamento di fondi come il Next Generation EU nel caso della pandemia. Però nel caso specifico dei flussi migratori vediamo come lo stanziamento di fondi non sia sufficiente a compensare, diciamo, la mala gestione dei campi profughi. Ne sono un esempio il campo Moria in Grecia o quello di Lipa al confine tra Bosnia Erzegovina e Croazia. Quindi la mia domanda era proprio come mai i fondi stanziati dall'Unione Europea non riescono ad essere del tutto utilizzati in modo fruttuoso. Grazie. Matilda Fiorito. Sì, buongiorno a tutti. Allora, la mia domanda verte sul tema dello Stato di diritto e appunto io mi chiedevo le modalità con cui vengono puniti quei paesi europei che violano o non rispettano lo Stato di diritto. Grazie mille. Quindi non so se vuole iniziare il professor Zagrebeschi con quest'ultima domanda. Sì, migrazione. Ah sì, il microfono ce l'ho, sì. Puniti, dice, in realtà gli stati non vengono puniti. Il problema è di come dare un peso effettivo, trasferire le dichiarazioni in una realtà
ai principi dell'Unione Europea, dei trattati, al principio di solidarietà tra gli Stati, ad esempio, che implica un riconoscimento reciproco di regole, no? Quando i cittadini possono muoversi da uno Stato all'altro liberamente, il presupposto è che trovino poi un ambiente di diritti, di libertà, di democrazia sufficientemente omogeneo, diversi ma sufficientemente omogenei nel risultato di appunto riconoscimento delle condizioni per una vita democratica, una vita economica garantita, una vita come diciamo all'europea in sintesi. Recentemente c'è stato, ed è tuttora in atto, un tentativo di, cioè voi sapete che il bilancio dell'Unione Europea vive prevalentemente, in gran prevalenza, di fondi che sono trasferiti dagli Stati al bilancio dell'Unione. Questi fondi sono poi distribuiti ai vari Stati con vari criteri, con vari programmi, e in sostanza gli Stati ricevono fondi dall'Unione. Il tentativo è stato, a livello politico della discussione, è stato: bene, se però non si adeguano alle regole dell'Unione, prima di tutto Stato di diritto, allora quei fondi li chiudiamo, non li trasferiamo più. In realtà nei trattati, detto così, non c'è la possibilità. Però recentemente, proprio in relazione alla vicenda del Next Generation EU, in generale di questi recovery plan, abbiamo usato diverse formulazioni, almeno su questo dire: chi non significa Ungheria e Polonia concretamente, chi non si adegua, allora non trasferiamo o ritiriamo, insomma non trasferiamo i fondi. Cos'è successo? E qui mi leggo al tema del diritto di veto. È successo che i due stati hanno detto, ma anche la Slovacchia che poi ha ritirato questa sua posizione, ma insomma i due stati hanno detto: e noi non approviamo il bilancio pluriennale dell'Unione, bloccando il funzionamento dell'Unione. Per cui c'è stato nel Consiglio europeo il tentativo, l'invenzione da parte della presidenza tedesca in quel periodo del Consiglio europeo, di trovare un modo per attenuare quello che è il criterio che aveva approvato il Parlamento europeo in un regolamento, attenuarlo, renderlo accettabile a questi due paesi che infatti poi hanno votato il bilancio europeo, svuotando però questo tentativo forte che era di legare il finanziamento europeo ai singoli stati alla accettazione, la realizzazione dei criteri basi di convivenza che sono stato di diritto. Ora, qual è il punto specifico nei due paesi? E si lega a quello che vi dicevo leggendo due articoli della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, che è culturalmente ieri, non è roba vecchia, e vive innervato nelle regole di democrazia europea. La violazione dell'indipendenza della magistratura, in Polonia in particolare e in Ungheria, la violazione di un altro elemento dello Stato di diritto, che significa il controllo del potere, ed è un elemento che nel 1789 era presente nelle vie di Parigi in rivoluzione, ma non era emerso nei testi normativi, che è la libertà di stampa, il controllo pluralistico e vivace della stampa e quindi della pubblica opinione. Sia in Ungheria che in Polonia ci sono forme di concentrazione delle proprietà dei mezzi di informazione che violano questa libertà. Allora, questo è il grave problema. Noi abbiamo all'interno dell'Unione almeno due stati, ma poi ogni stato ha le sue debolezze, ma lì in modo a mio modo di vedere insopportabile, delle violazioni delle regole di base, e ci sono ben pochi strumenti di pressione
quello finanziario è il primo, perché l'alternativa a quello finanziario è che mandare i carabinieri, ma non si può, perché siamo in un altro livello di rapporti tra, appunto, rapporti tra gli stati, su questo tema. Cosa sta succedendo? L'espediente che è stato inventato dal Consiglio europeo per avere i voti di Polonia e Ungheria su questo regolamento che interessa per tutti, anche l'Italia, in particolare per l'Italia, no? È stato inventato questo, che se qualche Stato, dicevano all'epoca a dicembre o novembre, mi pare, quando è stata questa riunione, impugnano il regolamento davanti alla Corte di Giustizia, sostenendo, come sta succedendo, che quel regolamento va fuori dalle competenze dell'Unione, allora questo meccanismo si sospende fino a quando la Corte avrà giudicato, e poi ci saranno a valle delle regole che la Commissione europea dovrà approvare, cioè molto lungo il processo, sostanzialmente è una sospensione di questa regola. Infatti, come previsto, Ungheria e Polonia hanno impugnato il regolamento, e poi diranno che la Corte, quando avrà pronunciato, si sarà pure sbagliata. Quindi siamo in una situazione molto difficile, e il diritto di veto è il cuore della debolezza dell'Unione. Grazie professore. Cedo la parola a Loredana. Loredana, brevissimamente risposte rapide, perché sennò non riusciamo a chiedere le altre domande agli studenti. Grazie. Due, tre minuti. Ok, allora provo. Inizio con la politica di immigrazione, anche se la questione è ovviamente molto complessa ed è difficile trattarla in un paio di minuti. Però per rispondere, innanzitutto per rispondere alla sfida migratoria non sono sufficienti i fondi, cioè i fondi sono soltanto una parte, una piccola parte in realtà di un quadro molto più complesso. E il vero problema degli ultimi anni è stato il fatto che la politica europea in materia di immigrazione non è stata una politica di fatto comune, una politica basata su principi di solidarietà e responsabilità, e questo ha posto un'eccessiva pressione su alcuni stati, in particolare quelli di confine, con il rischio proprio di un'implosione nella gestione del fenomeno. Va detto che dei passi importanti sono stati fatti in materia di politica di immigrazione a livello europeo, ma l'Unione ora fatica a consolidare delle misure che sono state a volte prese in via eccezionale proprio per fronteggiare quella che è stata percepita come una crisi. E soprattutto c'è un problema, diciamo la questione principale è trovare un po' un equilibrio tra la responsabilità, cioè come condividere la responsabilità a livello europeo, e come essere solidali nei confronti di quei paesi che sono più esposti al fenomeno migratorio. Questo perché il tema della migrazione è sempre stato tradizionalmente percepito come un tema molto sensibile, intrinsecamente legato alla sovranità, agli interessi nazionali, e perché le visioni, le prospettive sul fenomeno migratorio sono proprio diverse, anche per ragioni storiche, ragioni geografiche, quindi ogni Stato membro percepisce il fenomeno migratorio in maniera diversa. E per questo motivo, nonostante le potenzialità insite nei trattati, di fatto l'Unione Europea ha faticato ad elaborare questa strategia comune. Ma è sempre più evidente quanto questa strategia di fatto sia più che necessaria, e dopo anni di stallo siamo arrivati ad un patto europeo per la migrazione e l'asilo che è stato proposto a settembre ed ora in fase di negoziazione. E quindi, per concludere un po' alla domanda che mi è stata fatta, in realtà incidenti e diciamo eventi come quello di Moria e tanti altri, per riprendere le parole di quello che è del commissario europeo Schinas, non sono successe a causa dell'Europa, ma proprio perché l'Europa mancava, e quindi questo ci dovrebbe evidenzia con maggior forza quanto sia importante andare avanti con un'azione congiunta dell'Unione Europea in un tema che è così delicato. E per farlo bisogna partire dal percepire la questione migratoria come una questione europea, le frontiere come frontiere europee non più nazionali, e soltanto così si potrà capire l'importanza di agire in maniera comune su un tema come quello migratorio. E questo mi porta un po' a un'altra domanda che era emersa, se vuoi Eleonora dico due parole sul discorso delle competenze, esatto, competenze centralizzate, un po' questo riflette quello che diceva la studentessa precedentemente sul problema appunto di portare le competenze a livello europeo. C'è stato questo processo graduale nel corso degli anni,
e però per avanzare davvero nel processo di integrazione europea servono una leadership europea ambiziosa, il sostegno dei cittadini, ma soprattutto la volontà politica degli stati. Quindi bisogna partire dalla percezione del valore aggiunto europeo come un interesse nazionale, cioè è chiaro che è nostro interesse, anche interesse nazionale, promuovere un'Unione Europea più forte sulla scena globale, un'Unione Europea che sia capace di rispondere alle sfide odierne come quella migratoria, e quindi questa è un po' la, diciamo, la risposta al tuo commento. Grazie mille Loredana, passo la parola a Valentina D'Urso e a Chiara Girardi perché volevano porre altre due domande. Valentina. Ok, buongiorno a tutti, io avrei due domande principalmente. Valentina, la prima riguarda... sola perché non abbiamo tempo. Va bene, allora chiederò cosa potrebbe riguardare più strettamente i giovani e renderci più partecipi all'interno quindi dell'Unione? Cioè, ci sono delle in questo momento attività che noi potremmo intraprendere per cominciare un attimo ad avere questa una mentalità più appunto europeista, dato che sentirci veramente europei, dato che abbiamo detto che è un qualcosa che si sta un po' perdendo. Chiara, Girardi? Ok, io invece, buongiorno a tutti, volevo chiedere diciamo che cosa concretamente propone l'Europa per attuare il piano di trasformazione digitale di cui avevamo parlato. Grazie, i se relatori vogliono fare un commento finale di chiusura riprendendo magari le domande, magari passerei col professor Zagrebeschi se vuole fare un commento. Sì, grazie. Sul piano digitale francamente non lo so, forse dai siti dell'Unione si può tirar fuori qualche informazione. Cosa potete fare per diventare europei sostanzialmente? Chiedeva Valentina. Erasmus, andatevene, andate fuori, vivete un periodo in un paese diverso, il più diverso possibile rispetto all'Italia, per poi tornare naturalmente. Ma andate, imparate, se c'è una cosa formidabile e irreversibile che ha fatto l'Unione è questo meticciato, per cui quanti ragazzi ormai sono andati fuori, hanno studiato fuori, hanno fatto metà università fuori, metà qui, e si sono sposati o non sposati, ma hanno fatto figli che non sono più né finlandesi né italiani, ma sono europei. È un fenomeno questo, che se anche crollasse l'Unione, perché vincesse la Polonia e l'Ungheria, che ho qualche italiano pure, che vorrebbero scioglierla, se anche l'Europa ormai è fatta. Ecco, voi potete soltanto incrementare questo processo. Loredana. Sì, esatto, cioè, le opportunità che ci vengono dall'Europa sono veramente tantissime e pazzesche, per i giovani sono tantissimi i programmi, Erasmus è solo quello più famoso, ma ci sono tantissime altre opportunità che derivano dalla partecipazione all'Unione Europea e come dicevo all'inizio, tante opportunità ormai le diamo quasi per scontato perché sono parte della nostra quotidianità, il viaggiare con questa facilità, il poter votare per il Parlamento Europeo, sono tantissime cose che noi diamo per scontato ma che, sulle quali dovremmo forse riflettere un po' di più. Quindi innanzitutto partecipare e beneficiare di tutte le opportunità che emergono e questo è probabilmente il primo passo per favorire questa cultura europea, questo sentirci parte di un'Europa, di una comunità comune. E poi ci sono tantissime altre opportunità che probabilmente, e ci auspichiamo, verranno fuori in occasione della conferenza sul futuro dell'Europa, che come dicevo dovrebbe essere proprio un esercizio concreto di coinvolgimento dei cittadini nella riflessione sul futuro e questo appuntamento come tanti altri vengono fatti in questo spirito in vista della conferenza sul futuro dell'Europa e questo potrebbe anche forse aprire la strada ad una serie di iniziative, ad un maggior numero di iniziative nelle scuole che secondo me diciamo sarebbe importante portare avanti proprio per sensibilizzare di più i giovani al tema dell'Europa. E come dicevo durante il mio intervento, penso che il coinvolgimento dei giovani sia fondamentale perché abbiamo visto l'Europa tentennare negli ultimi anni, abbiamo visto che l'Europa non può essere rilanciata senza un vero coinvolgimento dei cittadini e chiaramente i giovani sono il futuro
e quindi è da loro, dal loro impegno, dalla loro volontà di spendersi e di credere in questo progetto che dipenderanno di fatto le sorti dell'Europa, quindi insomma abbiamo una bella responsabilità. Grazie a tutti, grazie al professor Draghevski, grazie a Loredana. Passerei adesso al secondo panel con l'Unione e i beni comuni europei. Grazie anche agli studenti per essere stati pazienti e per aver accettato i tempi dello webinar, che non sono proprio favorevoli a volte a dilungazioni. Il secondo panel appunto è l'Unione e i beni comuni europei. Come speaker abbiamo Olimpia Fontana, ricercatrice del Centro Studi sul Federalismo, e Fabrizio Botti, responsabile di ricerca dell'Istituto Affari Internazionali. Farei iniziare questa volta ad Olimpia, che ha scritto anche un paper, appunto un background paper sul tema. Olimpia. Eccomi qua, grazie Eleonora. 5 minuti Olimpia, scusa ma... Provo. Allora, il tema dei beni pubblici europei forse non è così dibattuto come quello della cittadinanza, ma è ugualmente molto importante per il nostro futuro, perché i diritti e le libertà che derivano dalla cittadinanza, che sia europea, italiana o torinese, piacentina, per essere effettivi hanno anche bisogno che siano garantiti da una serie di beni e di servizi che sono comunque essenziali per il benessere collettivo. A questo servono appunto i beni pubblici. Ampliando poi il discorso e guardando la dimensione europea, la domanda da porsi è: per ciascun bene pubblico, qual è poi il livello di governo che dovrebbe occuparsene? Cioè deve essere il livello nazionale o addirittura locale, oppure il livello europeo se non quello globale? Il punto è che ci dovrebbe essere una divisione di competenze, e nel nostro caso appunto stiamo parlando di una divisione tra Unione Europea e Paesi membri. I trattati dell'Unione ci dicono che in molti ambiti le competenze tra i due livelli sono condivise, un esempio è l'ambiente, la ricerca, l'energia. Poi ci sono altri ambiti in cui vi è una esclusiva competenza europea, il caso delle regole della concorrenza, e poi ci sono altri ambiti ancora in cui c'è una esclusiva competenza nazionale, vedi il settore della difesa e quello della politica fiscale. Ora, se noi andiamo a vedere l'evidenza economica, ci sono degli studi che dicono che alcuni beni e servizi sarebbero forniti in maniera più efficiente, quindi con meno sprechi di risorse, se fosse l'Unione Europea ad occuparsene. Cioè si dice che sono ambiti in cui appunto c'è il valore aggiunto europeo, che è stato già citato. Significa sostanzialmente che sarebbe meglio, in alcuni casi, avere un'unica gestione centralizzata europea piuttosto che 27 diverse gestioni nazionali. Un caso tipico in cui ci sarebbe un valore aggiunto europeo, ed è stato anche stimato diciamo economicamente, è quello della difesa, in particolare per quanto riguarda l'approvvigionamento di materiale militare. Significa che si riuscirebbe ad avere un prodotto tecnologicamente migliore a un costo più basso se ci fosse appunto un'azione unica a livello comunitario. Perché non si fa? Perché quello della difesa, ad esempio, è un settore molto sensibile della sovranità di un paese, e vari stati hanno diverse visioni e interessi, e quindi anche a fronte della tesi della maggiore efficienza economica, i paesi poi non sono tutti d'accordo sul fatto di procedere verso una maggiore integrazione. Come diceva prima il dottor Russo Perez, da alcuni anni appunto è in corso un dibattito sul ridefinire le priorità dell'Unione Europea. Il punto è quale ruolo l'Unione Europea può avere in un contesto geopolitico internazionale in cambiamento, che vede Stati Uniti e Cina al centro della scena in vari ambiti, in materia commerciale o digitale. Pensiamo poi alla gestione dei migranti con la crisi migratoria del 2015, oppure al tema della sicurezza interna dopo gli attacchi terroristici che hanno scosso alcune città europee negli ultimi anni. E poi ovviamente c'è il grande tema della sfida ambientale, in cui l'Unione ha risposto attraverso il Green Deal europeo, che ormai è diventato un po' un mantra in tutti i dibattiti su come appunto reimpostare il nostro modello di sviluppo economico. Questi sono i beni pubblici europei di cui si parla oggi. E qui entra in campo una riflessione sul bilancio dell'Unione, che come sappiamo è molto limitato, è l'1% del PIL. E poi questo bilancio si occupa prevalentemente di quella che è una funzione di redistribuzione tra le regioni per appianare le divergenze economiche e sociali, e lo fa attraverso ad esempio la politica di coesione, i fondi strutturali.
Poi c'è un'altra parte del bilancio, che è un po' più piccola, che finanzia appunto i beni pubblici europei. Alcune voci di spesa sono rivolte al mercato interno, pensiamo al programma Horizon per la ricerca di alto livello, al programma Erasmus che è stato appena citato, altri beni pubblici invece hanno più una dimensione rivolta verso l'esterno, come programmi per la gestione delle migrazioni, per la sicurezza, per la cooperazione allo sviluppo. Ma il punto, come dicevo, è che queste voci dei beni pubblici europei nel bilancio pesano solo per il 20%. Quindi il tema, ancora prima, diciamo, del Covid, era quello di aumentare il peso di questi beni pubblici nel bilancio. Il Covid però ha portato a dei cambiamenti molto importanti per l'Unione Europea, con l'attivazione di diversi strumenti con cui appunto l'Unione si affianca agli Stati membri per affrontare la crisi. Uno di questi è sicuramente il Next Generation EU, che porterà appunto 750 miliardi di euro nelle casse dei vari paesi membri, in particolare l'Italia. Saranno soprattutto risorse per finanziare investimenti e riforme nazionali, per modernizzare il nostro paese, ma anche all'interno del Next Generation EU ci sarà una dimensione di bene pubblico europeo, perché il tema della transizione ecologica e quella digitale dovranno essere presenti nei progetti che presenterà l'Italia per poter beneficiare del Recovery Fund. Altro tema è quello di come finanziare i beni pubblici europei, in generale il bilancio. Oggi la fonte principale è quella dei contributi nazionali, cioè i paesi contribuiscono sulla base del loro peso economico, più sono ricchi e più danno al bilancio di quanto ricevono. Questa è un'impostazione che però porta ad avere un approccio un po' contabile al bilancio, i paesi appunto cercano di avere il massimo e di contribuire al minimo. Per superare questa logica, da alcuni anni appunto si dice sarebbe meglio finanziare il bilancio con nuove risorse proprie, cioè sostanzialmente nuove tasse europee che vanno a colpire determinati consumi con effetti nocivi. Si pensa ad esempio alla proposta di introdurre una plastic tax, una carbon tax alla frontiera, oppure alla web tax sulle multinazionali del digitale, o una tassa sulle transazioni finanziarie. Un'altra idea a cui si potrebbe pensare, soprattutto guardando alle generazioni future, potrebbe essere la creazione di un patrimonio pubblico comune, cioè di un fondo che potrebbe essere alimentato, ad esempio, da una quota dei brevetti privati realizzati attraverso ricerche finanziate anche con fondi pubblici. Pensiamo, ad esempio, ai brevetti sui vaccini. Questo fondo europeo potrebbe poi appunto redistribuire un dividendo da destinare all'incremento di capitale umano dei giovani. Questo potrebbe essere uno strumento da contrapporre invece a quella che sarà la mole di debito pubblico che si sta accumulando in questi mesi e che andrà appunto a gravare sulle future generazioni appunto di cittadini. Ecco, questi sono un po' i temi, sono molti, però appunto sono disponibile alle vostre domande. Grazie. Grazie Olimpia, passerei la parola a Fabrizio Botti. Fabrizio. Eleonora, grazie mille, grazie a tutti voi per l'ospitalità e insomma gli istituti con i quali stiamo cooperando, l'Istituto Luigi Sturzo e il Centro Studi sul Federalismo. Volevo brevemente ecco, provare a riallacciarmi a quanto ha poc'anzi chiamato Olimpia. Poi è un concetto anche nei saluti iniziali, il dottor Russo Perez ha richiamato a sua volta, il fatto che credo sia fondamentale, dentro questa crisi, che è una crisi sanitaria, che è una crisi socio-economica indotta, come sappiamo, dalla pandemia di Covid-19, quello che stiamo osservando è che le misure che sono intraprese per favorire la ripresa economica stanno portando ad un avanzamento del grado di integrazione europea, e questo è in qualche modo anche sorprendente, visto quanto faticoso è stato almeno in questi ultimi anni questo avanzamento di questo processo di integrazione. In particolare le misure intraprese in ambito comunitario per promuovere la ripresa economica, nello specifico il Next Generation EU, e quindi delle misure, come diceva giustamente Olimpia, di stimolo fiscale, di finanziamento comune a livello europeo di spesa pubblica,
mirano non solo a favorire però la ripresa economica post pandemica, ma sono accompagnati, che questo è stato detto, provo a sottolinearlo, da un pacchetto di riforme che sono poi tesa a perseguire diversi obiettivi, non solo la resilienza, ma anche la crescita potenziale delle economie degli stati membri, in particolare quelli più fragili. Tutto questo ha delle implicazioni di politica economica, questa impostazione ha delle implicazioni di politica economica che vanno, secondo noi, ben oltre la logica temporanea, di un intervento temporaneo, e spingono a considerare gli effetti sulla governance economica in un, diciamo, lungo periodo, almeno quando sarà superata sperabilmente la crisi da Covid-19. Queste misure che conducono a un supporto finanziario degli Stati membri sono condizionate alla presentazione di pacchetti di ripresa che definiscono poi un'agenda anche articolata di riforme e investimenti per anche un periodo lungo che arriverà fino al 2026. In buona sostanza, quello che si persegue sono obiettivi di rafforzamento della crescita, creazione di posti di lavoro, resilienza economica e sociale dello Stato membro ricevente, con l'obiettivo di evitare che vi sia una crescita eterogenea, si parla di crescita differenziata nell'area euro come qualcosa in particolare da evitare, con tutte le conseguenze sulla frammentazione economica di un'area comune che questo può determinare. Ecco, nessuno di questi obiettivi è in sé un obiettivo di natura temporanea, ma al contrario sono tutti obiettivi che dovrebbero far parte stabilmente di un'agenda delle istituzioni europee. E se, per esempio, lo strumento di resilienza e ripresa, che è al cuore dell'intervento comunitario di ripresa economica, che fa parte insomma del Next Generation, si trasforma in uno strumento permanente nella governance economica europea, allora quello che vorrei sottolineare sono le implicazioni circa il processo democratico europeo che questo può comportare. Proprio che la capacità, le competenze fiscali europee accresciute difficilmente possono esistere senza che vi sia una completa dimensione politica della governance economica europea. Quindi due punti che secondo me sono fondamentali sottolineare. Nel tentativo di compensare una mancata competenza comune in ambito fiscale, questo pacchetto Recovery and Resilience può rappresentare, per quello che stiamo dicendo e per quello che è stato detto prima di me, una tappa in un processo di integrazione della politica economica europea, creando, anche se volete, quello che è un modello di finanziamento di sostegno alla spesa pubblica e anche conseguentemente di riforme all'interno dell'UE, che è difficilmente reversibile. Tuttavia, e qui il concetto sul quale vorrei concludere e lasciare a voi, se questo strumento diventa permanente, come auspichiamo, non devono essere trascurate le sostanziali implicazioni di politica economica che questo determina, ma anche, come dicevo prima, sul processo democratico a livello nazionale e europeo, perché il grado di profonda interazione tra Commissione europea e governi nazionali che è indotta dal processo di presentazione di piani, richiesta di prestiti e sussidi e seguenti passaggi iterativi di raggiungimento di risultati intermedi e conseguenti esborsi differiti, che è all'interno di questo strumento teso a favorire la ripresa, ha profonde implicazioni istituzionali. Da un lato questo è un passaggio, anche questo auspicabile, verso una maggior cooperazione Stati membri e istituzioni Unione Europea. Però dall'altro questi impegni pluriennali relativamente a politiche che sono strutturali, che vengono finanziati attraverso risorse europee, possono porre vincoli al funzionamento di democrazie che su base nazionale sono fondate sul consenso raccolto appunto in maniera corrispondente a livello nazionale. Di lì cambiamenti in coalizioni governative possono creare contenziosi rispetto a programmi di riforma che sono proposti e concordati
in altri cicli elettorali. Quindi, per concludere, questo eventuale auspicabile trasformazione di questo strumento di recovery e resilience in un pilastro permanente della governance economica europea richiede una considerazione molto attenta della sua cornice democratica. E forse è necessario chiedere al Consiglio dell'Unione Europea di riconoscere che questa eventuale crescente integrazione economica dell'UE richiede un nuovo livello di potere politico, non voglio dire un governo europeo, sarà una cosa troppo grande, ma è sicuramente un nuovo livello di potere politico necessario perché vi sia un corretto e trasparente sviluppo della cooperazione e coesistenza tra Stati membri all'interno dell'Unione Europea. Vi ringrazio. Grazie mille Fabrizio, scusate, non riuscivo a togliere il mute. Passerei quindi la parola agli studenti, chiamandoli a fare le loro domande. Inizierei con due domande, a cui poi seguiranno le risposte, e poi alla fine altre due domande. C'è una domanda dal pubblico, però è per il professor Zagrebelsky, e quindi in caso la faremo alla fine, contando di avanzare 5 minuti. Allora passo la parola a Rossana Chiappetta e a Jacopo Di Mauro. Rossana? Sì, allora, buongiorno a tutti. La mia domanda appunto era perché quando vengono stanziati dei fondi europei non diretti, diciamo, per problematiche non strettamente nazionali, appunto questi fondi finiscono poi per essere amministrati, diciamo, singolarmente dai singoli stati e non vengono invece gestiti e destinati ad una specie di equipe europea in modo che essa si occupi della problematica della gestione di questi fondi in modo più centralizzato. Sì, Jacopo? Buongiorno, invece la mia domanda riguardava la possibilità di istituzione di una unione della sanità, come era stato già accennato prima, e io mi chiedevo invece come possa l'Unione Europea proporre una gestione centralizzata della sanità ed eventualmente convincere anche gli stati contrari a questa gestione centralizzata, se già di fronte alla gestione della pandemia e anche dei vaccini si è mostrata in affanno o a tratti inefficiente. C'era anche la domanda di Chiara Girardi, che forse è più legata a questo panel sulla digitalizzazione come bene pubblico. Non so se volete fare un commento. Passo la parola a voi. Non so, vogliamo iniziare da Olimpia? Sì, allora la prima domanda. Ad esempio, si è parlato un problema globale che mi viene in mente è la sfida ambientale, no? Che appunto per sua natura è un bene pubblico globale, che vale appunto per l'intero pianeta. Quindi sia per questo, sia per il fatto di essere anche una questione estremamente urgente, richiede un po' un impegno da parte di tutti, a tutti i livelli. Quindi è ovvio che servirebbe un'azione a livello globale, ma il problema, e ce lo dice un po' anche la teoria, è quello dell'azione collettiva. Cioè, quanto i partecipanti, in questo caso i governi nazionali, sono disposti a pagare per un bene pubblico europeo globale dipende dalla numerosità del gruppo e da quanto diverse sono le preferenze nazionali verso una determinata politica. Cioè, quanto più il gruppo è grande, e quindi pensiamo non solo alla dimensione europea ma anche quella globale, e quanto più ci sono interessi nazionali diversi, tanto più i paesi tenderanno a non contribuire alla realizzazione di un progetto comune, anche perché possono beneficiare comunque di tutti quegli effetti positivi che sono generati appunto da un'azione intrapresa da altri, proprio perché queste azioni, se vengono intraprese da un gruppo anche piccolo, generano delle esternalità positive, degli effetti benefici che vanno oltre i confini e di cui appunto beneficiano anche quelli che non partecipano poi direttamente sostenendo i costi. Cioè ci sono dei comportamenti di free riding e questo è sostanzialmente uno degli ostacoli politici che impedisce appunto un'azione europea, se non addirittura globale, su determinati temi. L'altra domanda era quella sulla una gestione centralizzata della sanità, mi pare, giusto?
Allora, la sanità è sostanzialmente una competenza nazionale, l'Unione ha un ruolo semmai complementare con una funzione di supporto facendo diciamo azioni di coordinamento. L'Unione Europea diciamo con il Covid le cose sono un po' cambiate sul ruolo appunto che deve avere e anche molto velocemente, quindi ci si interroga di nuovo dietro la spinta appunto di una crisi se l'Unione Europea debba avere più competenze e se lo si chiede soprattutto in merito ai vaccini, l'approvvigionamento dei vaccini. Questo però sui vaccini già un po' sta avvenendo, perché in realtà non dobbiamo dimenticare che i vari accordi che sono stati stipulati con le case farmaceutiche sono stati portati avanti dalla Commissione, che ne aveva anche previsti dosi appunto in quantità maggiori in via precauzionale. Poi ci sono stati ritardi, ma sulla questione dei ritardi forse ci si può chiedere come l'Unione Europea può rispondere, quali contromisure può giocare in questo contesto. Può ricorrere ad esempio alle maniere buone, ad esempio non so, pagando di più per un vaccino, il che comporterebbe magari comunque dei costi che sono inferiori rispetto invece ai costi dovuti al lockdown, oppure in un'ottica diciamo un po' di maniere più forti potrebbe imporre delle misure restrittive sulle esportazioni appunto fuori dall'Unione Europea, come in alcuni casi è stato fatto nell'ottica di soddisfare prima la domanda interna. Diciamo che comunque i vaccini stanno diventando un nuovo strumento di forza che va appunto ad acuire le precedenti rivalità e competizioni tra le grandi potenze, quindi ancora di più bisogna ragionare in termini appunto di un bene pubblico europeo, di maggiore ricerca anche per cercare in tempi rapidi vaccini e cure mediche in caso di nuove crisi sanitarie. Sì, leggo un commento da parte del pubblico del dottor Gianfranco Laccone che dice che per la sanità servirebbe fare come per la politica agricola comune, che quando fu istituita i paesi non avevano posto tra le politiche comuni, ma senza di essa non ci sarebbe stata sicurezza alimentare. Ecco. No, sì. Se posso aggiungere, infatti è molto interessante questo commento ed è ovvio che il tema sia in questo momento centrale. E credo che innanzitutto Olimpia poi centri un po' il noccio della questione, che il fatto che parliamo di una materia di competenza non comunitaria, ma affidata ai governi sanitari fino alla crisi, che ha indotto a discutere e a lanciare questo progetto di Unione Europea della Salute, è tanto centrale questo aspetto quanto ricordo nei mesi iniziali, anzi nel mese di marzo del 2020, restrizioni all'esportazione di prodotti per la protezione personale, equipaggiamenti della protezione personale, come le mascherine per esempio, restrizioni quindi al commercio di questi beni sono state poste tra paesi membri dell'Unione Europea, cioè si è ricorso alle barriere commerciali anche all'interno del mercato unico, rendendo disastrosa la gestione iniziale circa la circolazione e quindi la messa a disposizione di questi beni per alcuni paesi, tra cui l'Italia, che in quella fase vivevano forse il momento più acuto di crisi sanitaria, strategia ovviamente suicida, visto che magari non tanto per le mascherine, ma in generale per prodotti medici relativi alla cura, alla prevenzione del Covid-19, si tratta di prodotti complessi che richiedono commercio tra gli stati, sono prodotti che coinvolgono catene del valore che si trovano in paesi diversi, coinvolgono imprese in paesi diversi, quindi è assolutamente suicida pensare di poter porre in essere strategie di questo tipo, e tant'è questa diciamo idea, progetto di Unione Europea della Salute prevede anche questo, forniture mediche disponibili per gli stati membri. Grazie mille. Passerei la parola a Edoardo De Rosa e Francesca Pignataro. Edoardo. Grazie, buongiorno. La mia domanda era invece riguardo a, appunto, la strategia sanitaria dell'Unione Europea, che si basava anche nel cercare di prevenire, nel caso, in un caso
nel caso in futuro si possa presentare un'altra pandemia, come si potrebbe infatti prevenire l'arrivo di questa pandemia, anche se appunto il tempo per trovare un vaccino è molto, può anche essere molto lungo, e soprattutto prendendo quali provvedimenti. Grazie. Francesca? Buongiorno a tutti. La mia domanda invece riguarda il Next Generation UE, nel senso che quello che mi chiedo io è c'è qualcosa che garantisce che i fondi che l'Italia riceverà di fatto verranno effettivamente impiegati per realizzare i progetti a cui si è pensato, e quindi c'è qualcosa che garantisce che quei progetti non resteranno sulla carta e basta? E questo. Grazie. Grazie mille. Fabrizio, vuoi iniziare tu? Sì, comincio io e vi ringrazio, le domande sono veramente interessanti, meriterebbero un dialogo forse a parte, però sulla strategia di prevenzione della prossima pandemia, che è una buona idea di approccio di policy sanitaria, visto quello che stiamo vivendo, l'Unione Europea anche in questo senso si è mossa, coinvolgendo alla fine dello scorso anno, alla fine del 2020, un gruppo di esperti che hanno stilato un rapporto che di fatto sta riprende quello che è, sembra essere l'evidenza mai sul piano scientifico, e che vuole ormai che si sviluppino dei sistemi di allerta preventiva che si fondino sulla raccolta di dati circa fattori di rischio ricorrente, perché è molto, come puoi ben capire, Edoardo, ben difficile prevedere l'arrivo di una pandemia, ma si possono analizzare fattori di rischio sia sociale che ecologico, che combinati possono dare segnali di allerta che fanno scattare poi sistemi di gestione che anch'essi meritano ulteriore sviluppo. Però ecco, parlando solo della fase di, diciamo, prevenzione, in questa direzione si sta andando. In questa direzione però insomma, sono discorsi non solo da Unione Europea, ma Unione Europea anzi si sta rendendo protagonista anche in consessi multilaterali, come per esempio il G20, per promuovere che la condivisione di dati, di informazioni circa questi fattori che ci darebbero dei segnali per poter intervenire in tempo, cosa che evidentemente non è stata fatta in questa occasione, possano essere condivisi. Su questo si sta lavorando molto, e noi eravamo obiettivamente impreparati, non solo noi, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, questo è inutile sottolinearlo ancora. Sui vaccini, chiaramente tu sottolineavi, c'è un tempo lungo, forse si è ridotto all'osso il tempo con cui siamo arrivati ad ottenere dei vaccini, 3-4 ne arriveranno degli altri, si è ridotto al minimo compatibilmente con le esigenze di tutelare la salute di chi viene vaccinato. Anche questa è una possibile strategia, è stata quella che è stata adottata in particolare da governi e scienziati occidentali, che hanno puntato tutto sull'investimento in vaccini. Da economista ho scoperto che fuori del mio campo esiste un dibattito scientifico enorme, intensissimo, molto acceso su quelle che potevano essere le strategie alternative e che potevano magari rappresentare una scorciatoia nei tempi da questo punto di vista, sempre che queste strategie vengano poste in essere nel tempo. Investire in sistemi di tracciamento e monitoraggio adeguati, e soprattutto, quindi vedere dal lato della cura più che del vaccino, un rafforzamento della medicina territoriale, come è un tratto comune a tutti i paesi dove questa pandemia è stata gestita in maniera migliore, molti paesi asiatici come Cina, Giappone, Vietnam, Cambogia, anche Australia, Nuova Zelanda, l'esistenza di un sistema sanitario territoriale molto sviluppato, che ha impedito cosa? L'estrema ospedalizzazione di questa, del trattamento di questa malattia. Noi arriviamo impreparati, ma perché l'Europa ha per le malattie più diffuse, quelle tumorali, degenerative, un sistema che è ospedale-centrico, farmaco-centrico. Quindi c'è risultato normale reagire
un investimento in un prodotto poi high-tech come il vaccino, no? Ma ci sono strategie alternative, e se queste strategie vengono poste nel lungo periodo per anticipare la prossima, la prossima crisi, è possibile che ci rendano più efficaci nella prevenzione e poi anche nel trattamento del virus. Grazie. Ah, c'era un'altra domanda, no? Non so se voleva rispondere Olimpia, ma dico al volo, era molto interessante quello che diceva, perché chiaramente anche lì ci sono diversi fattori che fanno sì che molti progetti che consideriamo possano portare un valore, un benessere, un impatto in termini di benessere alle economie in cui vengono implementati, poi magari non vengono realizzati. Chiaramente ci sono, questo può essere spiegato da delle inefficienze di natura amministrativa, burocratica, spesso è anche quello che succede. In alcuni casi ci sono delle forti resistenze dal punto di vista locale, non tanto di amministrazioni locali, ma anche di comunità locali interessate da questi progetti di investimento. Segnalo che in questo che è l'anno della presidenza italiana del G20, uno dei grandi temi che la presidenza italiana sta portando avanti è quello di considerare la dimensione locale degli investimenti in infrastrutture, che saranno al cuore poi degli investimenti che verranno finanziati dall'Europa, di considerare quelle che sono le istanze che vengono dalle comunità locali dentro il ciclo di vita del progetto di investimento, dalla sua progettazione alla sua realizzazione, perché questo è evidentemente una criticità, un fattore sentito e un fattore che ha limitato tra i molti, quello che sottolineavi tu, Francesca, se non sbaglio, il fatto che a volte non c'è questa traduzione di progetti a livello nazionale. Grazie Fabrizio, chiederei a Olimpia se ha un commento sulle domande. Sì. Ah, ne approfitto, scusa Olimpia, per leggere un commento che arriva dal pubblico. Un bene comune europeo, dal dottor Cristiano Stifini, un bene comune europeo dovrebbero essere le infrastrutture IT da realizzare anche tenendo conto delle diverse velocità degli stati membri per consolidare o comunque garantire la competitività dell'Unione Europea nel confronto economico e sociale a livello globale. Ok. Sì, allora parto magari dall'ultimo sul Next Generation EU, perché allora come garantire che verranno spesi bene? Allora innanzitutto diciamo che la Commissione Europea ci ha dato alcune indicazioni paletto, cioè ha detto la spesa andrà comunque allocata in determinati investimenti e accompagnate da determinate riforme. È abbastanza noto appunto che il 37% dovrà servire a investimenti che sono incentivi, che sono appunto legati alla transizione digitale, e un altro 30% dovrà essere collegato appunto a investimenti, a riforme nell'ambito del digitale. Quindi diciamo uno dei modi con cui l'Unione Europea sta effettivamente cercando di portare avanti la transizione digitale nei vari paesi è attraverso il Next Generation EU, che però ricordiamo è solo un pacchetto aggiuntivo rispetto al bilancio pluriennale. Comunque c'è tutta poi la questione anche della normativa, perché i beni pubblici europei si portano avanti anche non soltanto con finanziamenti, con investimenti, ma anche attraverso tutta una normativa. Poi per quanto riguarda il problema italiano, c'è un tema molto grande, molto importante, dell'inefficienza appunto della capacità poi di spesa da parte della pubblica amministrazione, perché i soldi del Next Generation EU sono fondi che verranno gestiti in maniera decentralizzata dall'Unione Europea, cioè l'Unione Europea darà ai governi nazionali sulla base del piano di riforma e resilienza che verrà presentato per fine aprile, e poi questi soldi saranno in mano appunto del governo e delle regioni e dovranno appunto finanziare questi progetti. Il problema appunto è che molto spesso gli attori coinvolti, molto spesso la pubblica amministrazione, ha un elevato livello di inefficienza. È uscito un dato qualche giorno fa proprio sul fatto che nella programmazione passata 2014-2020 l'Italia è riuscita a spendere solo il 48% dei fondi strutturali europei che erano stati messi a disposizione.
E proprio in questi giorni il governo sta cercando di affrontare anche questo problema tra i tanti attraverso un piano che dovrebbe, diciamo, a monte cercare di rafforzare le competenze della pubblica amministrazione, per fare poi in modo che quando i progetti dovranno essere implementati, monitorati, rendicontati, i soldi appunto del recovery fund non vadano di nuovo sprecati. E poi ci sarà anche, diciamo, una governance a livello europeo che vede la Commissione, ma anche il Consiglio dell'Unione, il Consiglio europeo, anche un ruolo del Parlamento europeo che avrà un dialogo con la Commissione per cercare appunto di analizzare e di valutare se questi programmi che i paesi presenteranno appunto alla Commissione sono comunque di buona qualità e sono coerenti rispetto a quelle appunto che sono, quello che dicevo all'inizio, le linee guida appunto del Next Generation EU. Sul tema dei vaccini vorrei semplicemente aggiungere che sì, il vaccino è stato sviluppato in questa occasione in tempi veramente record. Assistevo qualche giorno fa un incontro con IRBM di Pomezia che ha sviluppato AstraZeneca e diceva che normalmente ci vogliono 6 anni per sviluppare un vaccino in tutte le sue fasi, quindi in questo caso è stato fatto veramente qualcosa di straordinario. Ora siamo pronti nel caso di una nuova malattia. Di nuovo, secondo me, serve puntare appunto sul fatto che serve una divisione di competenze tra un livello locale per gestire sul territorio i contagiati con l'assistenza domiciliare, i medici di famiglia, ma anche poi serve un livello nazionale per avere un piano di coordinamento, ma soprattutto servono maggiori investimenti in strutture mediche, in personale medico e poi appunto di nuovo la ricerca per studiare in breve tempo, anche accettando che ci possono essere dei fallimenti rispetto ai vaccini, perché ricordiamo che l'Unione Europea aveva puntato inizialmente sul vaccino francese che poi si è rivelato inefficiente e non ha investito magari abbastanza anche sugli altri vaccini, cosa che Stati Uniti, Gran Bretagna hanno fatto, hanno messo del capitale di rischio appunto per una produzione di massa di questi altri vaccini e hanno garantito appunto rispetto a eventuali perdite nel caso poi fossero dimostrati inefficaci, cosa appunto che magari in questi giorni con AstraZeneca si sta rivelando. E basta, detto questo, sul digitale appunto mi pare di aver già risposto, quindi ok, grazie. Grazie mille. È arrivata una domanda dal pubblico e un commento, in particolare è rivolta al professor Zagrebelsky, ma penso che anche Olimpia possa essere interessata a rispondere. Professore, se la sente di rispondere, gliela leggo, perché non è il suo panel, quindi insomma in caso può fare un commento. Il titolo dell'evento menziona beni comuni, mentre si sta parlando nelle relazioni che sono state fatte di beni pubblici. La Commissione europea spesso parla invece di interesse pubblico europeo e quindi la domanda è, vorrebbe chiedere a lei, l'anonimo che invia questa domanda, se potesse fare delineare le differenze tra bene comune, bene pubblico e interesse pubblico europeo. No, ma non è possibile così, soprattutto non è possibile o non mi è possibile, perché non so tutto, non mi è possibile senza radicare questa questione, quindi questo linguaggio, il senso dei termini usati in uno specifico terreno. In astratto queste parole possono voler dire la stessa cosa, diverse, insomma, non mi pare di poter rispondere. La ringrazio. Olimpia, non so se tu vuoi fare un commento. Allora, è semplicemente una questione di definizione della teoria economica, della teoria di economia pubblica, nel senso che ci sono dei criteri per definire quello che non è bene privato. C'è un criterio di assenza di rivalità nel consumo, un criterio di non escludibilità nel consumo, sono definizioni molto teoriche appunto della teoria economica. A seconda che ci siano entrambi questi criteri o no, si parla o di bene pubblico o di bene comune, oppure a seconda di altre combinazioni di beni di club, insomma sono semplicemente definizioni, però sicuramente quando l'Unione Europea parla di bene pubblico e bene comune, sostanzialmente si riferisce sempre alla questione del
sì dell'interesse appunto dell'interesse pubblico europeo, ma anche della questione del valore aggiunto europeo, cioè il fatto che l'Unione Europea deve concentrarsi in quegli ambiti in cui si possono produrre i benefici estesi appunto a tutta l'Unione Europea, che non fanno solo gli interessi di un determinato contesto locale, di una determinata regione. Va bene, ringrazio tutti i partecipanti e passerei alle conclusioni, siamo un po' in anticipo ma meglio così, passando la parola a Nicola Antonetti, che è il presidente dell'Istituto Luigi Sturzo. Professor Antonetti, è con noi? Mi sentite? Sì. Bene. Dunque, io devo dire che sono lieto di questo percorso che assieme al Centro Studi sul Federalismo e all'Istituto Affari Internazionali, l'Istituto Sturzo sta compiendo, un percorso di riflessione e di formazione. Spero che possa continuare perché ritengo molto utile. Dunque, entrando un attimo nello specifico dei lavori di oggi, e della prospettiva che tutti ci hanno confermato oggi, iniziando dall'ambasciatore Nello Feroci, la prospettiva vicina della conferenza sul futuro d'Europa, credo che questa realtà così vicina ci impegna noi e tutti gli altri e tanti altri a procedere e a sviluppare la pur necessaria retorica ed astrattezza nella quale nel 1993 a Maastricht si fissò il modello di cittadinanza europea. Un modello, dico, retorico e astratto, ma lo dico senza criticare, poiché fu recepito dalla Carta di Nizza del 2000, non giustiziabile, con dei principi non giustiziabili, cioè non applicabili, e quindi diciamo piuttosto eterea, vaporosa. Perché sviluppare, senza negare, il modello Maastricht della cittadinanza? Fu ed è un modello importante che ci riportava a definire il principio illuministico liberale per il quale si attribuisce in via diretta ed esclusiva alle strutture di governo dell'Unione Europea il compito di rendere uguali i cittadini europei. Rendere uguali nel godimento dei diritti universalmente riconosciuti dall'Unione Europea. Questo, dicevo, perché è un po' retorico? Perché è un po' la parabola nella quale tutte le grandi dichiarazioni dei diritti, a parte quella che giustamente Zagrebeschi ha ricordato, la Carta dei diritti del cittadino, dei cittadini francesi, quella dell'agosto del 1789, perché è risultata vulnerabile, retorica? Perché, per esempio, noi l'abbiamo vissuto proprio in questa dopoguerra, cosa di cui si è tenuto poco conto nella costruzione europea, l'abbiamo vissuto nei processi di decolonizzazione che si sono avviati nel secondo dopoguerra. Sono rafforzati nel secondo dopoguerra, in cui è corrisposto in questi processi da una parte la inclusione di chi apparteneva alle madri patrie e questa inclusione conteneva la esclusione di chi non apparteneva alle patrie di origine. E di fatto è il tema che ancora oggi è stato già ricordato, si ripresenta di fronte a coloro che non sono nati nell'Unione Europea e che sono in linea di principio considerati in maniera diversa dai vari stati europei. Ma a parte questo, pare che si sia dimenticato un guadagno essenziale del costituzionalismo democratico e pluralista europeo di quest'ultimo dopoguerra. Cioè, pare che si sia trascurata l'affermazione di una democrazia pluralista costruita su valori comuni di base, valori costituzionali di base. Valori per cui la vita,
per la cui vita è essenziale salvaguardare il ruolo attivo dei cittadini. Un ruolo attivo attraverso il quale al riconoscimento e alla giustiziabilità dei diritti e al bene comune che ne deriva essenzialmente, si perviene con un processo che va dal basso all'alto, oggi si direbbe bottom up, e che si sviluppa attraverso la dialettica e anche il conflitto tra i rappresentanti dei partiti, i rappresentanti dei cittadini, che siano partiti, sindacati, movimenti, e che se non partono dal basso, rimangono nell'esclusivo possesso delle direttive europee e con tutti i limiti che ha la polity europea, oltre che con i limiti delle polity nazionali, gli interessi egoisti delle nazioni. E proprio di fronte a quelle che sono le grandi emergenze delle quali discutiamo in questo momento, i grandi problemi globali, la pace, la questione ecologica, la questione migratoria, non possono non avere una risposta che avvenga, che nasca attraverso una dialettica dei cittadini, quindi attraverso l'esercizio di una cittadinanza attiva. Una delega così forte come quella che si è costituita nella costruzione, nell'organizzazione delle istituzioni europee, mi sembra oggi francamente debole, francamente anche pericolosa, nel senso che avete detto poco fa, non riusciamo a trovare una politica comune di difesa, una politica comune fiscale, perbacco, perché significa cessione di sovranità. Politica comune di difesa non si riuscì a trovare addirittura nel 53-54, perché significava che gli stati, i sei piccoli stati, la piccola Europa da allora doveva cedere la sovranità. Chi comanda l'esercito? Chi comanda l'esercito e quanti soldi si danno per l'esercito da parte di ciascuna nazione? Ora, tutto questo, che ho affermato ovviamente in modo troppo schematico, vuol dire che la cittadinanza in sé non è un concetto statico e non è mai una realtà statica. Come la libertà non è mai una realtà statica e come la giustizia non è mai una realtà statica, ma è una realtà dinamica, perché nel suo sviluppo determina condizioni di convivenza e di legalità sempre nuovi e sempre più consone alle esigenze delle comunità. E questo è un indirizzo politico di cui, a mio modo di vedere, va tenuto conto se si pensa di rendere più democratico l'intero assetto istituzionale europeo, ma non per un vizio tecnocratico, ma per una necessità di funzionalità in ordine alle esigenze dei popoli europei. Grazie. Grazie mille. Passerei la parola a Flavio Brugnoli, che è il direttore del Centro Studi sul Federalismo. Grazie. Grazie Eleonora. Innanzitutto volevo ringraziare tutti, tutte, ragazzi, ragazze e i relatori. E volevo solo toccare due punti, magari rivolgendomi soprattutto agli studenti, e come dire, due concetti che credo siano importanti in tutto quello di cui abbiamo discusso, che erano anche diciamo, le intenzioni quando abbiamo pensato questo seminario. Uno è quello dell'identità plurima. Noi siamo tutti portatori di più identità. Questo è uno dei grandi cambiamenti, diciamo, di cui forse non ci rendiamo conto fino in fondo. Noi siamo cittadini torinesi, piemontesi, italiani, europei e cittadini del mondo. E ognuno di questi, diciamo, livelli porta dei diritti ma anche dei doveri. E poi dobbiamo sempre avere in mente, come è emerso anche da più interventi, che ci sono anche persone a cui questi diritti sono negati. Quindi credo che questo sia un punto importante, e questa pluralità di identità è una ricchezza. Quando si parlava prima dell'Erasmus, è una, diciamo, delle opportunità che offre questa pluralità di,
identità. Il secondo punto è, diciamo, emerso nella seconda tavola rotonda, ma ci tengo a tornarci sopra. Noi abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti delle generazioni più giovani, come la vostra, su cui in fondo carichiamo due debiti. Uno è il debito pubblico, di cui si parla molto, e l'altro però è il debito ambientale. E quanto sta avvenendo a livello europeo, Next Generation EU, che non a caso appunto, come è stato detto, porta questo nome, va visto in questo senso, come una risposta a questo duplice problema. E credo che una delle cose su cui dovremmo lavorare, ovviamente avremo tante occasioni di riparlarne, che bisogna creare anche una sorta di patrimonio pubblico per i giovani. Pensiamo ad esempio quando si finanzia appunto la ricerca sui vaccini con fondi pubblici, forse una parte di quelle royalties dovrebbe andare a un patrimonio pubblico da usare per i giovani, ad esempio per il programma Erasmus. Ovviamente adesso non è il momento per sviluppare queste idee, però credo che sia importante che voi, appunto, soprattutto giovani, vi facciate sentire, vi facciate valere su queste idee. E credo che la conferenza sul futuro dell'Europa, di cui parlava appunto l'ambasciatore Nelly Feroci prima, è stata ripresa adesso dal professor Antonetti, credo che sarà un'occasione molto, molto importante. Credo che come IAI, come Istituto Luigi Sturzo e come CSF avremo sicuramente occasione di dare il nostro contributo a questo. Detto questo, appunto, ringrazio di nuovo tutti, ringrazio l'IAI, ringrazio l'Istituto Sturzo, il Ministero Affari Esteri, la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Collegio Carlo Alberto e il Liceo Alfieri, e sicuramente appunto avremo altre occasioni per tornare su questi temi così importanti. Grazie ancora. Grazie Nicoletta Pirozzi. Grazie mille Eleonora, buonasera a tutti. Mi unisco ai ringraziamenti per la bella collaborazione che abbiamo attivato quest'anno con l'Istituto Luigi Sturzo e col Centro Studi sul Federalismo e con il prezioso supporto del Ministero per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale e la Compagnia di San Paolo. Questo ci ha permesso di avviare già a partire dallo scorso anno questo percorso di riflessione e confronto con i giovani sul futuro dell'Europa, che inizialmente avevamo pensato di collegare al lancio della conferenza sul futuro dell'Europa, che era un esercizio previsto già per maggio dell'anno scorso e invece poi è stato rimandato. Adesso sappiamo che dovrà partire probabilmente a maggio di quest'anno, ma è stato molto bello per noi poter avviare già da questi mesi questo scambio con i ragazzi sia del liceo sia dell'università. E quindi arriviamo oggi a compimento di questo percorso che devo dire è stato molto arricchente anche per noi e che ci ha permesso di accumulare tutta una serie di stimoli e di riflessioni che, come diceva anche il presidente Nelly Feroci all'inizio, ci faremo carico di trasmettere sia alle autorità nazionali che alle autorità europee affinché siano prese in considerazione. E poi cercando di continuare questo passaggio di confronto continuo anche in concomitanza con l'esercizio della conferenza nei prossimi mesi. Io credo che in particolare questo evento sia stato molto interessante perché ha toccato due elementi fondamentali che ci riguardano molto da vicino. Da una parte quello della cittadinanza e dall'altro quello dei beni pubblici. Perché sono così importanti? Perché li abbiamo voluti al centro di questa ultima riflessione dei nostri dialoghi. Perché noi abbiamo visto quanto le sfide recenti che l'Unione Europea ha dovuto affrontare abbiano inciso in maniera molto negativa sulla fiducia dei cittadini verso le istituzioni europee. Hanno messo veramente a dura prova l'attaccamento al progetto europeo e hanno fatto entrare l'Unione Europea in una sorta di crisi di identità. E le vicende recentissime che riguardano la campagna vaccinale a cui stiamo assistendo rischiano di porre un'ipoteca ancora più pesante sul futuro dell'Europa.
Quindi cosa dobbiamo fare? Quali sono gli strumenti che adesso ci permetterebbero davvero di rilanciare il progetto europeo? Ecco, secondo noi i due elementi chiave sono da una parte la partecipazione e dall'altra mostrare il valore aggiunto dell'Unione Europea. Quindi da una parte avere attraverso il concetto di cittadinanza una partecipazione consapevole dei cittadini che possano far sentire la loro voce, quindi contribuire anche alla creazione di nuove regole europee, e dall'altra parte verificare attraverso i processi democratici europei che i decisori politici e le istituzioni facciano davvero la loro parte e che riescano a concretizzare le proposte che vengono da i popoli europei. Dall'altra è mostrare il valore aggiunto dell'Europa, ecco perché l'importanza dei beni comuni e dei beni pubblici, cioè noi dobbiamo dimostrare che questa è un'Unione Europea che può veramente incidere sulle vite di tutti i cittadini e in particolare delle giovani generazioni, che imparino ad apprezzare l'Europa come qualcosa di cui non possono fare a meno e che si sovrappone senza nulla togliere alle identità nazionali e alla cittadinanza nazionale. Adesso, come è stato già ricordato da molti prima di me, noi abbiamo due occasioni imperdibili. Da una parte il Next Generation EU, che è davvero uno strumento eccezionale, che è stato messo in campo per rispondere a questa sfida enorme della pandemia e che prevede per la prima volta una condivisione anche del debito a livello europeo e pone le basi forse per riforme importanti che riguardano l'unione fiscale, ma che soprattutto permetterà all'Unione Europea, se ben attuato, di ridurre le frammentazioni e quindi di avvicinare finalmente gli Stati europei per fare in modo che questi possano collaborare effettivamente insieme al futuro dell'Unione. Dall'altra c'è la conferenza sul futuro dell'Europa, che rappresenta anche questa un esperimento assolutamente fondamentale di coinvolgimento dei cittadini, che saranno ascoltati, che potranno dire la loro sulle istituzioni dell'Unione, sulle competenze dell'Unione Europea e anche sulle politiche che l'Unione Europea deve portare avanti. Tutti e due questi strumenti possono essere veramente un cambio di passo decisivo per l'Unione Europea o al contrario rivelarsi dei veri e propri boomerang che daranno la batosta finale al processo di integrazione. Quindi quali sono le priorità che secondo noi vanno portate avanti e che tra l'altro sono emerse anche da questi dialoghi con i giovani che abbiamo condotto durante quest'anno? Da una parte essere da stimolo per le istituzioni nazionali affinché mettano in campo delle misure che guardano veramente alle nuove generazioni e quindi anche nel caso italiano che si facciano riforme che possano veramente offrire ai nostri giovani un futuro migliore e più sostenibile. In questo senso la società civile e il ruolo dei ragazzi sarà fondamentale per servire veramente da pungolo e da controllore su quello che le istituzioni andranno a fare. Dall'altra si tratta di partecipare fino in fondo a questo progetto di conferenza per trasformarla da un semplice dibattito, dialogo con i cittadini in una vera e propria fase costituente per l'Unione Europea. Che significa che se emergerà, diciamo, una volontà forte di riforma da parte dei cittadini, si potrebbe anche arrivare ad una vera e propria riforma dei trattati, perché le istituzioni europee non potranno ignorare una richiesta forte che arriva dalla società civile. Quindi diciamo che ecco, in questo periodo, nonostante le grandi difficoltà, abbiamo finalmente in mano le redini del nostro destino europeo e a questo alla costruzione di questo destino che noi vogliamo chiamare un po' tutti i giovani, e questo è anche il senso dell'esercizio che abbiamo avviato e che pensiamo e speriamo di poter continuare nei mesi futuri. Io mi fermo qui e vi ringrazio ancora molto. Grazie mille Nicoletta. Passerei la parola a Lorenzo Vai del Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lorenzo. Grazie Eleonora. Io ovviamente saluto tutti gli istituti organizzatori di questo ultimo evento dei dialoghi di cittadinanza, il Centro Studi sul Federalismo, l'Istituto Luigi Sturzo e lo IAI, ovviamente anche tutte le voci che sono intervenute oggi.
Secondo me è stato un bel dialogo, un dialogo anche importante per la connessione che secondo me si è creata nel discutere da un lato di cittadinanza e dall'altra di beni pubblici europei. E soprattutto si è trattato secondo me di un passo importante all'interno di un percorso che in vista della conferenza sul futuro dell'Europa dovrà essere replicato nei prossimi mesi ancora con maggior convinzione. Il Ministero degli Affari Esteri è contento, siamo molto contenti di sostenere questo progetto, continueremo a sostenere in vista della conferenza tutti i progetti che cercheranno in maniera attiva di sostenere la partecipazione lungo il cammino verso la conferenza, ma anche, secondo me, indirettamente anche quel senso di appartenenza che è stato citato più volte durante questo dialogo. Su questo vorrei far presente un punto, secondo me, importante, che è veramente un fil rouge tra il tema della cittadinanza e quello dei beni pubblici europei, perché forse non ce ne rendiamo conto, però i dati da questo punto di vista sono veramente impietosi, sono anche peggiorati negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi mesi, anche a causa della pandemia. Stiamo vivendo una vera e propria ondata autocratica. La maggior parte dei paesi del mondo non sono più democrazie, solo circa un quinto delle persone vive oggi in regimi che possono essere definiti completamente democratici, e questo è un dato molto, molto importante da tenere a mente, perché secondo me curare i pilastri della cittadinanza, in questo caso della cittadinanza europea, significa alla fine di tutto tutelare anche e soprattutto la nostra democrazia. Il professor Zagrebelsky li ha menzionati, l'importanza dei diritti, della partecipazione, dell'appartenenza. Bene, lavorare sulla tutela dei diritti è ovviamente fondamentale, ovviamente un presupposto importantissimo per il funzionamento di quel fragile meccanismo che è la democrazia. In questo caso io direi il processo di integrazione europea in senso ampio, non solo l'Unione Europea ma penso anche ad altre organizzazioni internazionali, ha fatto tanto. La partecipazione ovviamente è fondamentale, penso a quella partecipazione a cui siamo chiamati ogni 5 anni, nel momento in cui dobbiamo eleggere il Parlamento Europeo, e i sempre maggiori poteri che il Parlamento Europeo è riuscito a conquistarsi negli anni. L'appartenenza, ovviamente forse una delle precondizioni più difficili all'interno dell'Europa, il creare, l'alimentare il senso di appartenenza ad un'identità europea non è un qualcosa di semplice, ma ovviamente tanti progetti sono stati fatti, alcuni sicuramente, il progetto Erasmus ha fatto tantissimo, soprattutto per i più giovani, anche perché parlare di appartenenza spesso è anche il primo passo per poi riuscire ad avere una maggior partecipazione, a creare il famoso spazio politico europeo di cui parliamo da tanti anni. Ma torno ai diritti, per arrivare dalla cittadinanza ai beni pubblici e cercare di creare appunto questa connessione a tutela di quella che secondo me è veramente una delle conquiste più importanti e alla quale l'Unione Europea contribuisce, quello della salvaguardia delle democrazie, il tema dei diritti. Il Covid, la pandemia ha messo veramente in luce come diritti importantissimi come l'accesso alle cure, il vaccino, siano veramente un bene pubblico europeo che non può che essere gestito a livello europeo. Abbiamo visto e lo stiamo vivendo in questi giorni come la gestione europea, se da un lato è riuscita in alcuni casi ad evitare delle battaglie nazionali che per esempio si sono manifestate nei primi mesi di pandemia, creando delle situazioni in cui tutti gli stati membri alla fine stavano perdendo, in realtà abbiamo mostrato ancora delle debolezze, proprio perché manca ovviamente un coordinamento, un approfondimento della gestione di certe politiche, di certe competenze, in questo caso la salute, che sono gestite a livello nazionale. E su questo c'è ancora tantissima strada da fare. Arrivando al tema dei beni pubblici europei, il collegamento secondo me da questo punto di vista è chiaro, è stato menzionato in parte in una domanda nel momento in cui si parlava di beni pubblici europei e di interesse comune europeo. In molti casi c'è una evidente sovrapposizione, anzi nella maggior parte dei casi quando parliamo di beni pubblici europei abbiamo davanti la maggior e più chiara manifestazione di quello che è l'interesse comune europeo. Ho menzionato i vaccini, ma potrei menzionare una maggiore tutela dell'ambiente, una maggior cooperazione di fronte alle sfide della sicurezza e della difesa. Ecco, questi sono
beni pubblici europei, in molti casi possiamo definirli così, e sono anche manifestazioni di chiari interessi comuni a tutti gli stati membri europei. E qui concludo, la sfida che abbiamo davanti è grande, l'opportunità che abbiamo davanti è ancora più grande. Si è menzionata più volte la conferenza sul futuro dell'Europa, che sarà un esercizio che per la sua natura starà agli stati membri, starà a chi vi prenderà parte, riuscire a renderlo il più ampio e partecipato possibile, rendendolo, si spera, un esercizio di democrazia. Ma ci sono anche altre grandi opportunità, Nicoletta Pirozzi l'ha menzionato, il Next Generation EU. Questa è una grande opportunità che è stata un'opportunità conquistata a livello europeo, ma è un'opportunità che oggi chiama in causa gli stati membri. Quindi il cammino dei prossimi mesi non sarà semplice, non vado in citazioni care a molte delle persone che partecipano oggi a questo dialogo, però mi faceva piacere cercare di sottolineare questo collegamento. Saluto tutti quelli che hanno partecipato e spero di rivedervi presto per i prossimi dialoghi. Grazie. Grazie Lorenzo, grazie a tutti. Concludiamo così il terzo dialogo di cittadinanza. Ringrazio ancora gli studenti del liceo per la partecipazione e tutti gli speaker. Non so se Flavio vuole dire l'ultimo saluto, altrimenti... No, mi limito solo, poi dopo il Ministero Affari Esteri ovviamente no, non voglio intervenire, lasciamo all'istituzione l'ultima parola. Ringrazio comunque molto, per ultimo, ma non ultimo, Lorenzo Vai. Mi permetto di dire che in passato è stato ricercatore dell'Istituto Affari Internazionali, sia al Centro Studi sul Federalismo, quindi come dire, c'è particolarmente caro all'interno del Ministero. E di nuovo ringrazio tutti, i relatori, gli studenti, gli istituti con cui abbiamo collaborato e, come è stato detto più volte, ma non è solo un atto formale, sicuramente ci saranno altre occasioni, visto che si avvicina appunto la conferenza sul futuro dell'Europa. Poi apprezzo molto, vi faccio la stessa battuta di prima, sabaudamente, che siamo in perfetto orario, e quindi grazie ancora e a presto.